buonasera a tutti e bentornati nello spazio televisivo Campania Solidale. Sono Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania e ho voluto fortemente questo spazio in cui poter incontrare persone che raccontano della loro esperienza, dei loro progetti, delle attività che si portano avanti nella nostra regione e nelle nostre città. In genere parliamo delle nostre ricchezze, delle nostre risorse che abbiamo in gran quantità nella nostra regione e a volte portiamo anche delle problematiche che riguardano chiaramente la vita di tutti quanti noi. Come la scorsa settimana, anche stavolta parliamo di ricchezze, appunto, di tesori. I nostri tesori sono chiaramente il nostro contesto di vita. Noi abbiamo nella nostra città di Napoli il centro storico più grande d'Europa. Abbiamo delle opere meravigliose e abbiamo anche un paesaggio, un contesto davvero prezioso. Però dobbiamo riuscire ad esserne consapevoli e a lavorare affinché questo patrimonio venga tutelato e protetto il più possibile. E stasera abbiamo degli ospiti che ci parleranno proprio di questi tesori e della possibilità insieme, tutti insieme, di poterli proteggere. E intanto li ringrazio per essere qui e gli do il benvenuto. E quindi do il benvenuto a Francesco Muzio, presidente dell'associazione Angeli del Bello, appunto, che ci parlerà. Guardami, però. il bello è veramente un po' tutto, diciamo. E, non ci sono con noi degli amici di cui però parleremo, e invece c'è Fabiana Pica, grazie per essere qui, responsabile di Retake Napoli. Esatto. E cominciamo a raccontare un po' di che cosa si tratta e che cos'è intanto Angeli del Bello. Io ho fatto una premessa, ho detto che noi abbiamo una città e io direi anche una regione meravigliosa, però non sempre riusciamo, proprio noi cittadini e anche le istituzioni purtroppo a volte, a tutelarlo e a proteggere. Credo che sia una mancanza, come dicevo, anche di consapevolezza di quanto prezioso sia questo nostro patrimonio. Diciamo che noi abbiamo un patrimonio inestimabile a Napoli, ma direi un po' in tutta Italia, perché l'Italia detiene il 70% del patrimonio culturale e artistico mondiale, e Napoli ovviamente fa la parte del leone insieme a Roma, Firenze, Venezia, insomma. Però ecco, parlando proprio di Napoli, noi abbiamo tesori infiniti. Musei, monumenti, abbiamo il museo archeologico più grande e più importante del mondo, insomma, abbiamo tutte queste cose meravigliose, però purtroppo non sempre riusciamo a tenerle in ordine. Diciamo questa parola in ordine, forse che per è un po' generica. No, forse da un punto di vista forse di investimenti da un lato, quindi la politica, le istituzioni, ma anche forse da parte dei cittadini stessi, anche da parte nostra proprio. Sì. Poi, è una mancanza culturale innanzitutto, ed è anche una mancanza che magari se noi riuscissimo a prendere in tempo queste bellezze e non farle deteriorare certo. Da subito, allora probabilmente le problematiche sarebbero inferiori. Invece il fatto di vedere tutti questi monumenti completamente imbrattati è quasi un lasciapassare per altre persone per fare altrettanto. Ecco, è dato un elemento che non ho dato in premessa, no? Il monumento imbrattato. Allora, Angeli del Bello si occupa della proprio ripulitura dei monumenti imbrattati. E ne abbiamo sentito parlare anche negli ultimi tempi, purtroppo. Sì, diciamo che questi monumenti sono imbrattati e noi cerchiamo di fare quello che possiamo, perché siamo un'associazione di volontariato, quindi con relativi mezzi a disposizione. E quindi però ogni giorno combattiamo anche con i ragazzi delle scuole per far capire a loro che tutte queste cose belle che ci sono pervenute dai nostri avi, noi vorremmo rimandarle ai posteri in condizioni di come le abbiamo ricevute e non nelle condizioni attuali. Quindi si è parlato di scuola.
Questo vuol dire che c'è bisogno di sensibilizzare e di dare proprio informazioni, quindi di educare al bello e al rispetto, direi. Quindi anche un discorso proprio di, è proprio questo, di rispetto anche e di impegno civico, diciamo così. Sì, sì. Il nostro progetto fatto di comune accordo con l'assessore Striano, l'assessore alla scuola e alla famiglia del Comune di Napoli, si chiama proprio Educare alla cura del bello. Perché questo? Perché ci siamo resi conto che in alcuni casi dove abbiamo ripulito alcuni monumenti, come per esempio la Pietra Santa, dopo qualche settimana ce l'hanno risporcati di nuovo. E quindi ci siamo posti il problema di come fare per evitare un secondo, un terzo scempio, insomma. E quindi andiamo nelle scuole. Scuole. Infatti stiamo guardando proprio un'immagine del... Siamo partiti dalla quinta elementare l'anno scorso, prima, seconda e terza media. Quest'anno abbiamo aperto il progetto anche alle scuole superiori. Anzi, devo dire che ci piacerebbe fare proprio un progetto di, oltre che di partenariato con le scuole, proprio di tutoraggio dei ragazzi delle superiori nei confronti dei ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado, perché ovviamente i ragazzi tra di loro parlano un linguaggio diverso, perché anche se io mi posso sforzare, entusiasmo, particolare, ma è sempre un adulto che parla ai ragazzi, è sempre un adulto, e invece tra di loro si capiscono meglio, certo. Quindi sto cercando di coinvolgere delle scuole che possono fare da tutor a ragazzi di scuole superiori che facciano da tutor a quelle di scuole. Ah, devo dire che questa è una formula che poi funziona molto bene, proprio con, con l'Accademia di Belle Arti. Noi lo facemmo con i ragazzi di alcuni territori come Secondigliano, ragazzi delle educative territoriali, che andavano al museo archeologico, quindi al MAN, e attraverso i racconti e anche la guida dei ragazzi più grandi, loro riuscivano a conoscere il patrimonio della nostra, della nostra città, che racconta la storia, no? Quindi come abbiamo anche accumulato tante ricchezze, noi abbiamo veramente tanti patrimoni. Di diverse poi nazioni che ci hanno dominato, e quindi abbiamo assorbito più cose da più personaggi e da più nazioni. Ma io devo dire proprio culture stratificate nella nostra città. Sì, sì. Le quattro parole fondamentali del progetto sono proprio conoscere, valorizzare, tutelare e promuovere. E uno dice, ma perché solo queste quattro parole? No, queste perché sono quattro parole delle azioni. Delle azioni che si devono fare nel tempo. E la prima parola è conoscere, è quello che stiamo facendo attualmente nelle scuole, dove noi proprio invogliamo i ragazzi a conoscere i monumenti, perché se loro, partendo dall'esperienza dell'anno scorso, i ragazzi i monumenti non li conoscono. E non solo i ragazzi, io credo po' a volte però io parto dai ragazzi, perché poi i ragazzi si devono trascinare quelli più adulti, infatti. I genitori, gli zii, i nonni, i cugini, e quindi se loro li conoscono e gli dicono ci accompagna a vedere questo, probabilmente i genitori lo fanno. Se invece devi partire dai genitori, i genitori magari si vanno a fare una scampagnata e non si vanno a vedere i monumenti. Diventano veicolo proprio di diffusione di cultura, di una concezione, di un'impostazione basata proprio sulla conoscenza e sul rispetto. Insomma, alla di fine, quello che abbiamo. Alla fine, quando si arriva a promuovere, questi ragazzi devono diventare delle piccole guide turistiche. Questo è il mio proponimento, insomma, Sì, guide turistiche che noi abbiamo nella nostra regione. Io ho anche incontrato più di una volta proprio le nostre guide, che sono bravissime, sono preparatissime, bravissime. Vivono un momento difficile, perché purtroppo in questo mondo della globalizzazione si acquisiscono strumenti e quindi anche dei titoli attraverso altre modalità che non sono invece quelle, per esempio, previste dalla regione. Questo è un problema, è un peccato. Potrebbero fare molto di più, devo dire la verità, le guide turistiche, perché diciamo che il pacchetto turistico si sviluppa quasi esclusivamente nel weekend, quindi sabato e domenica.
perché purtroppo la nostra città ha un turismo un po' mordi e fuggi. Se invece ci fosse, se i turisti potessero soggiornare 3-4 giorni nella nostra città, allora le guide potrebbero fare un percorso anche durante la settimana. E invece se arrivano tutti quanti di corsa il sabato e la domenica, praticamente queste guide possono soltanto operare in questi 2 giorni. E invece e quindi in maniera anche un po' frettolosa, sì, diciamo frettolosa, così. Ma soprattutto che... non con quella dovizia di particolare, esatto, che meriterebbero i monumenti che abbiamo nel nostro... Forse poi sono anche conosciuti alcuni monumenti e non i tantissimi, certo, tantissimi quelli siti meno che abbiamo. Quelli meno conosciuti ovviamente sono penalizzati, perché tutti quanti vogliono andare in quelli più famosi. Certo. Quindi... E, tra quelli famosi, ma credo ancora non sufficientemente conosciuti, per esempio c'è il tesoro di San Gennaro, a proposito di tesori. È molto più conosciuto all'estero che non da noi, perché è il tesoro più grande al mondo. In Italia non si conosce abbastanza, ho riscontrato... arrivano donazioni da tutto il mondo. Gli italiani. Ecco, noi per esempio abbiamo fatto prima di Natale un periodo, diversi giorni, diciamo, di ripulitura della facciata del Duomo e anche delle colonne che sotto i portici, diciamo, di fianco. E quindi ho visto le persone che entravano a vedere il tesoro di San Gennaro, ma per la ricchezza del tesoro erano pochissime. Cioè, se quel tesoro stesse in un'altra località, tipo Londra, Parigi, ma sarebbero file, certo, di tutta la strada. Come il Cristo velato, insomma, come, esatto, altre, come la Cappella San Severo. Già la Cappella San Severo sono molto più, ci sono molto più turisti, certo, in fila. Invece al tesoro di San Gennaro non le vedo queste, sì, file. Posso testimoniare, perché proprio qualche settimana fa abbiamo accompagnato degli amici lombardi, loro non immaginavano e non c'era assolutamente fila, che è una cosa abbastanza singolare data l'importanza anche. A proposito del tesoro di San Gennaro, con noi doveva esserci anche Giuseppe il presidente di un'altra associazione, appunto i Sedili di Napoli. I Sedili di Napoli. Poi c'è, ecco, un'altra, sì, parte proprio della nostra, sì, cultura, sì. E... In effetti diciamo che Giuseppe Serroni è lo storico del gruppo, perché noi siamo un gruppo di 4 associazioni che hanno più o meno gli stessi, diciamole, obiettivi. Anche queste associazioni, sì, quindi gli Angeli, diciamo, del Bello. Angeli del Bello, Napoli, i Sedili di Napoli, 100% Naples e Retake Napoli, ma Retake nazionale, voglio dire. Diciamo che tutte e 4 hanno l'obiettivo... Innanzitutto del decoro, ecco, della nostra città, ma anche delle altre città, voglio dire, perché Retake è su tutto il territorio, certo, nazionale, Angeli del Bello ha associazioni, sì, un po' su tra l'altro tutto la fondazione è a Firenze. La fondazione è a Firenze, che opera già da 13-14 anni, noi invece da 4-5 anni, ma siamo in tutta la Toscana, a Verona, a Ascoli, a Milano, insomma un po' dappertutto dove c'è necessità di curare i monumenti, perché poi lì nasce l'esigenza di fare gli Angeli del Bello. E quindi, per cui nel nostro percorso poi ci siamo uniti con i Sedili di Napoli, storicamente, perché i due presidenti sono soci delle due associazioni. Che cos'è i Sedili di Napoli? Allora, i Sedili di Napoli raccontano la storia di Napoli, perché i Sedili di Napoli sono come le odierne municipalità, in effetti si riunivano in questi sedili nonostante ci fossero i regnanti, e si prendevano cura del bacino di utenza della zona circostante, quindi una sorta di interfaccia tra il popolo, i regnanti ed il popolo, esatto, sì, ecco. e praticamente i Sedili di Napoli si occupa delle rievocazioni storiche, in particolare di San Gennaro, proprio come fatto base, perché sono stati quelli che hanno cominciato a fare il progetto per San Gennaro Patrimonio Immateriale dell'Umanità,
e quindi tutte le rievocazioni che si fanno intorno al Duomo, intorno a San Gennaro, cortei che facciamo, manifestazioni, eccetera, sono tutte quante organizzate da Giuseppe Serroni, che è la mente storica del gruppo, ma di parecchie associazioni, diciamo, ecco. Magari raccontiamo un attimo, ecco, allora, noi abbiamo avuto nella nostra città tante dominazioni e questa dei sedili forse è una storia che non tutti conoscono e che in parte è rimasta, in minima parte, proprio legata al tesoro di San Gennaro. Sì, è legata Tesoro di San proprio. Gennaro che non è della Curia, No, perché infatti. ci si immagina che sia collegata al Duomo e Sì, invece il c'è una tesoro è del storia. popolo, il È del tesoro è proprio popolo. del popolo Ed è, credo, una circostanza unica. È una circostanza unica, ma soprattutto si capisce dalla gestione anche delle feste che si fanno intorno a San Gennaro, che sono feste volute dal popolo, organizzate dal popolo. Quindi sì, sicuramente il sindaco partecipa con gli assessori, sicuramente le altre autorità partecipano tutti quanti, eccetera, eccetera, ma alla fine le chiavi del tesoro ce l'ha la Deputazione. deputazione del tesoro di San Gennaro, senza di quelle non si apre. E quindi non si può vedere la teca dove c'è il sangue di San Gennaro quando si Che scioglie. è veramente particolare, ecco, il tesoro di San Gennaro C'è stato un tentativo c'è di. stato, io c'ero, c'ero proprio in quel periodo. Esatto, c'è stato un tentativo di farlo Però passare nella curia, nella chiesa, però poi alla fine tutti quanti anche ci perché hanno poi ripensato. ecco, ci fu proprio un patto, un Sì. contratto sottoscritto Il dal contratto è stato popolo. fatto all'epoca, ma è stato Sì. ribadito in quell'occasione, quando con tutti i Con San fazzoletti Gennaro, ecco, il bianchi. popolo di Sì, Napoli stipulò un contratto stipulò un contratto vero e proprio, sì, firmato, dal notaio. sottoscritto, eccetera, dal notaio, e quando c'è stata questa sommossa popolare con i fazzoletti bianchi di tutti quanti che stavamo là, nella cappella di San Gennaro per evitare questo fatto, alla fine diciamo che c'è stato un altro piccolo miracolo perché si è riusciti a mantenere questa disponibilità del tesoro nelle mani del popolo. Io ho voluto un po' soffermarmi su questo particolare, no, del tesoro di San Gennaro, che appartiene al popolo, che è una Sì. cosa veramente unica. Perché? Perché credo davvero che, i nostri tesori possano essere del popolo, quindi delle persone, dei cittadini. Sì. E per fare questo, appunto, come dicevamo prima, ci vuole la conoscenza di questo patrimonio, Sì. Di ma anche la capacità, la volontà di preservarla gestirli, e di anche di gestirla gestirli, perché e di questo è molto gestirla. importante. Perché insistiamo con i ragazzi? Perché i ragazzi sono loro che si devono impadronire di questo Quando patrimonio. si imbrattano le opere, ma io direi anche proprio la nostra città, Sì. le nostre città, in realtà si fa qualcosa contro di noi. Sì, perché E quello è il quindi tutti futuro. dovremmo essere, Ci ecco, dovremmo ribellare a ci questa cosa, dovremmo perché ribellare. Voi però, ecco, dobbiamo tutelare. voi però fate di più. Diciamo, quindi voi sensibilizzate nelle scuole i Sì. bambini e i ragazzi, quindi dando proprio gli strumenti per comprendere Sì. l'importanza di tutelare i nostri contesti di vita oltre che opere d'arte, però poi nella pratica voi vi occupate anche proprio della ripulitura, Sì, dicevamo e prima. ci Ecco. portiamo pure i ragazzi a vedere quello che facciamo. È l'unico modo, io credo, di mantenere nel tempo queste azioni. Sì. Tutto quello che viene calato dall'alto poi alla fine non ha Sui una lunga ragazzi durata. non fa effetto. Sì. Si Se loro devono capire, si devono rendere conto direttamente di devono quello. appassionare anche, noi dobbiamo riuscire. È quello che dobbiamo trasmettere. Io dicevo prima l'entusiasmo che ci mettono nelle cose, sì, è vero che c'è questo entusiasmo, ma ci vuole anche da parte di tutti un'azione, deve essere un'azione congiunta, ma politici, non politici, professori di scuola, famiglie, tutti dobbiamo Tutti. E avere un obiettivo comune.
E qui ci parliamo sono di beni comuni, no? Ecco, di beni comuni, appunto. E qui vediamo, vediamo per esempio l'immagine di alcune azioni proprio, no? Sì. Di, quindi sì, dei sì. luoghi, dal campanile della chiesa di San Lorenzo. Quello è stato il nostro primo intervento, sì. dove c'era una scritta arancione all'altezza Duomo, che stava lì da oltre 20 anni, Mastiffs, questa scritta. L'abbiamo ripulita, ci abbiamo messo 10 giorni. Però adesso che non c'è tanto. Più, dopo 20 anni. È tanto. Lo chiedo noi, perché in realtà non ho idea di quanto allora, noi all'inizio tempo si impieghi. Utilizzavamo un laser che ci veniva prestato alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze, che era un laser creato apposta da una società di apparecchiature elettromedicali proprio per questo scopo. Quando poi il Comune ci chiamò per andare a ripulire i basamenti delle statue, diciamo, un sistema più immediato, ci rendemmo conto che solo per i basamenti ci mettiamo 15 certo. giorni, quindi pensammo, ma ora che dobbiamo ripulire 38 colonne di Piazza Plebiscito, 38, che è una certo, è troppo un'enormità, ci avremmo impiegato mesi per non dire anni, e quindi abbiamo fatto un'indagine per scoprire dei sistemi, altri sistemi più veloci e più moderni. Un sistema che è quello che poi dopo adottiamo attualmente, che è quello di applicare un gel innovativo americano di nanotecnologie biologico ed ecologico e poi con una idropulitrice, dopo una mezz'oretta che questo gel ha fatto effetto, cerchiamo di toglierlo. Poi passiamo anche un altro prodotto che serve per evitare, ecco, che vengano risporcati sì. di nuovo. Una sorta di impermeabilizzazione, come dire, in maniera... Esattamente, diciamo una sorta di impermeabilizzazione, cerchiamo di creare una patina per far sì che anche se dovessero imbrattare di nuovo, poi basterebbe soltanto un po' d'acqua pulire. Per togliere. È chiaro che i ragazzi spesso non sono consapevoli fino in fondo del danno che stanno procurando, per questo è importante parlarne, è importante sì. far capire che è un danno profondo, non è un danno superficiale. In alcuni casi è irreversibile. Noi per esempio sulle colonne che sotto i portici del Duomo, quindi di fianco dove c'è il tesoro e dove ci stanno le paoline con il loro negozio, noi su quelle colonne abbiamo trovato addirittura 3 strati di vernice, cioè 3 scritte una sull'altro, quindi abbiamo dovuto togliere prima una bianca, un'altra rossa. Vernici tra l'altro estremamente aggressive. E in alcuni casi, ma quelli ancora più aggressivi sono i pennarelli indelebili. Ah, ecco. Quelli sono proprio terribili perché quelli penetrano proprio nella pelle del monumento ed è molto più complicato ancora certo. toglierli. Insomma, è un bel compito. È un bel compito. E solo trasportare le attrezzature a destra e a sinistra è una cosa di non poco conto, perché poi non è che abbiamo tutte queste attrezzature, insomma, per poterci muovere. Però quindi... siete, ecco, un'altra delle cose che secondo me va sottolineata, che chiaramente per fare questo tipo di attività bisogna essere conoscitori. Quindi specializzati, improvvisare. Ci si può improvvisare, non posso scendere col detersivo e pulire la parete. Assolutamente, noi innanzitutto qualsiasi intervento che noi facciamo, lo facciamo innanzitutto perché ci è stato commissionato, tra virgolette, dal comune, dal demanio, dalla curia, eccetera, eccetera, ma esclusivamente con un'autorizzazione della sovrintendenza che certo. conosce il metodo con cui agiamo, anzi è stesso la sovrintendenza che quando ci autorizza nelle prescrizioni ci dice di utilizzare determinate cose che sono poi quelle che normalmente noi usiamo. Questo per dire cosa poi anche? Che è molto importante attivarsi in prima persona, ma è che è anche molto molto importante conoscere le cose, insomma tuttologi in realtà non esistono, anche se ci si improvvisa un po' su tutto. No, ma noi poi abbiamo anche, siamo supervisionati, che ci sono procedure, che ci sono... supervisionati da un restauratore professionista, ecco. Ovviamente, non è che, perché per quanto possiamo essere volontari, ci deve essere sempre qualcuno che ci deve guidare. E quindi deve essere un restauratore iscritto all'albo, eccetera. Insomma. È chiaro.
E se si volesse aderire anche all'associazione, quindi sì, se si fosse interessati anche a partecipare attivamente, ad imparare, perché io credo che una delle cose preziose sia anche quella di trasmettere poi dei saperi e degli approcci, no, delle modalità, delle metodologie anche. Noi ne abbiamo tanto bisogno, voglio dire, di aiuti e di diversi tipi, nel senso che abbiamo bisogno di aiuti economici perché dobbiamo necessariamente comprare i prodotti, che tra l'altro sono anche molto costosi, devo dire la verità, ma sono particolarmente buoni, e tanto che sono talmente biologici e ecologici che hanno potuto stessi i ragazzini mettersi un guantino e posare questo gel sul monumento. Ed è emozionante secondo me per i bambini, sì, per i ragazzi, vedere il risultato, sì, della loro azione. All'inizio erano timorosi, soltanto uno o due voleva andare a vedere, poi dopo piano piano è arrivata tutta si la classe, la voce. Tutta la classe è arrivata, stavano già là, certo, però vedevano ma non si volevano esporre, poi hanno visto le prime due o tre persone e poi dopo tutti quanti si sono messi questo guantino di plastica e sono andati a posare questa cosa. E questa è una cosa molto importante, anche come insegnamento per i più grandi, insomma, ecco. Sì. Quindi noi abbiamo bisogno, di risorse economiche, ma questo tutti quanti ovviamente, inutile dirlo, eccetera, e poi di volontari che vogliono con noi collaborare. Fabiana è un esempio concreto, perché è venuto da lei e il marito a Piazza del Gesù, non è che lo diciamo così soltanto a chiacchiere, e non solo loro, voglio dire. Abbiamo bisogno quindi di persone, per poter fare di più, abbiamo bisogno di altre persone come noi, perché anche portare i cavi 50 metri di prolunga di corrente elettrica, 50 metri di prolunga di acqua, sono degli interventi professionali impegnativi, avanti dai volontari, ma assolutamente professionali, guidati. E quindi soltanto per montare tutte queste cose ci abbiamo impiegato 3 ore a Piazza del Gesù, poi dopo non abbiamo potuto più fare per altri motivi, lasciamo stare. Però voglio dire, sono state 3 ore di lavoro per metterli, certo, e 3 ore di lavoro per toglierli, sprecati, ma voglio dire, ecco, questi sono i tempi. Poi dopo si passa al lavoro pratico, ecco. Però tutte queste cose le possiamo fare perché c'è la disponibilità, per esempio c'è l'ufficio tecnico della Municipalità 4 che ci ha aiutato, che viene col camioncino e ci viene a portare le cose. Vorrei dire che in realtà le istituzioni, e quindi tutte, penso dalla Municipalità, alla Curia, alla Sovrintendenza, il Comune, la Regione, tutti in realtà... ognuno fa la sua parte. Dobbiamo essere riconoscenti, nel senso che questo impegno non è scontato. Io credo che questo vada detto, perché è chiaro che c'è una disponibilità, ma io credo che questa disponibilità sia assolutamente anche reciproca, perché c'è una disponibilità da parte dei cittadini. Noi facciamo il possibile, poi è chiaro che abbiamo necessariamente bisogno della collaborazione degli enti pubblici, voglio dire, per qualsiasi cosa, no? I vigili urbani, la polizia, adesso stiamo mettendo in piedi un'organizzazione per la tutela dei monumenti e quindi per segnalare coloro che imbrattano. Infatti stavo per chiedere, però dopo... e va proprio in questa direzione, proprio perché una volta pulito, una volta salvaguardato, poi bisogna a volte ha una durata, invece ancora non va di bene. Più bisogna tutelarlo, sì, e quindi c'è bisogno di sorveglianza, c'è bisogno di organizzazione, c'è bisogno di... Voi avete fatto delle proposte in questo senso? Tra poco faremo un convegno proprio sulla tutela e quindi su come fare, come organizzare questo servizio, perché abbiamo delle idee, però ovviamente ci dobbiamo confrontare con l'amministrazione comunale, con le forze dell'ordine, insomma un po' tutti qua. Credo che questo sia un tema di interesse, oltre che specifico magari per il singolo comune, nel nostro caso, quindi la città di Napoli, credo che sia invece importante
utilizzare queste stesse procedure anche in tutta deve la nostra regione. Comune. Questo è un discorso che magari potremmo affrontare nel contesto regionale certamente, anche. Certamente, con molto piacere. La settimana scorsa c'è stato un provvedimento di legge nazionale dove sono state inasprite le pene. Per questo tipo di reati e quindi ci auguriamo ora che dallo strumento legislativo riusciamo a passare all'attuazione pratica e quindi a scoprire queste persone e quindi le forze dell'ordine e di conseguenza la magistratura, perché non è possibile vivere in queste condizioni sia dal punto di vista ambientale ma dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'immagine della città, dal punto di vista turistico. Noi soltanto con cultura e turismo possiamo campare bene in questa città, parliamoci chiaramente, e quindi dobbiamo fare quanto meglio questa è la nostra vocazione, direi, sì, anche a livello proprio assolutamente regionale. Assolutamente. E rispetto proprio a questo patrimonio da preservare, noi chiaramente abbiamo quello artistico, culturale, ma abbiamo anche proprio quello del contesto di vita in cui viviamo, quindi ambiente è una parola che racchiude un po' tutto. Io ho avuto il piacere di incontrarlo all'opera, di incontrare l'associazione all'opera ormai qualche anno fa, conosco bene il vostro impegno e la vostra capacità di coinvolgere ragazzi, di coinvolgere anche altre reti territoriali. Quindi ecco, qual è la vostra azione, come nasce e quali sono i progetti prossimi? Ok, benissimo. Grazie per l'opportunità che ci dai per farci grazie conoscere qui a Napoli. Retake è una fondazione ormai attiva da circa dal 2009, da un'idea, fu un'idea di una cittadina tedesca, in realtà, che viveva a Roma in quel periodo, Rebecca Spitzmiller, e che si rese conto, vivendo in questo quartiere, tra l'altro molto bello di Roma, che le cose non funzionavano, semplicemente perché appunto questo immobile dove lei appunto era tutto imbrattato, e appunto lì mi ricollego a quello che fanno loro, e la cosa giustamente non le piaceva. Dice: ma cosa posso fare io? Inizio a coinvolgere questa i condomini. Questa è la domanda giusta, direi, che ognuno di esatto noi dovrebbe farsi. Che posso fare io nel mio piccolo? A me non piace così. Siamo a Roma, la capitale d'Italia, la città più bella del mondo, ma rimbocchiamoci le maniche e facciamo qualcosa. E ha coinvolto quindi i condomini, d'accordo con l'amministrazione del condominio, ha iniziato a pulire semplicemente. Da cosa nasce cosa? Perché chiaramente ogni atteggiamento positivo che tu metti in atto determina poi un esempio positivo. E da lì poi, da cosa nasce cosa, lei ne ha parlato poi nell'ambito del suo lavoro, dice: ma rimbocchiamoci le maniche, cosa possiamo fare per la nostra città? Quindi non soltanto per il nostro quartiere, incominciamo ad allargare. E da cosa è nata cosa? E adesso Retake è presente in quasi tutte le città italiane, è una fondazione, si occupa principalmente a vari asset, si occupa principalmente di tutela ambientale. Poi sicuramente incontriamo anche tutto l'asse dei beni comuni, e quindi ecco perché certo la collaborazione con le associazioni come Angelo del Bello. E poi abbiamo Retake Solidale, che quindi è tutto quello il progetto intorno alla solidarietà, quindi dar comunque una mano anche ai clochard, alle persone senza fissa dimora, e eccolo lì anche la collaborazione con 100% Naples, che poi magari ne parliamo, che loro sono proprio attivi in quel senso, aiutare a fare in modo che le persone senza fissa dimora si trovino in una situazione da poter poi magari, a parte essere aiutati, ma poi trovarsi in un contesto bello, dove chiaramente non vien voglia poi di sporcare o di lasciare il sacchetto dopo aver mangiato lì nel punto invece dove ci sono i fiorellini e dove l'erba è curata, perché chiaro, l'educazione al bello è anche quello, abituarci noi da cittadini a vedere le cose belle, perché è chiaro, vedere un bel giardino non ti viene voglia di buttarci la carta o di lasciarci una bottiglia. E quindi sono quelle piccole azioni che noi insegniamo soprattutto alle scuole. Io mi sono occupata, sono tornata dall'estero perché ho vissuto all'estero per tanti anni, e tornata qui proprio durante il periodo pandemico ho incontrato una mia carissima amica che poi era la
fondatrice, una delle fondatrici di Retake Roma, che mi ha detto: guarda, abbiamo veramente bisogno a Napoli di una figura che possa rappresentarci. E eravamo in barca, ho detto: ma che bello, l'ho sentita parlare in maniera così entusiasta di Retake, e chiaramente io, presa dall'entusiasmo, mi sono detta: ma è talmente una cosa logica quello che mi stai raccontando, come mai non abbiamo una sensibilità in quel senso a Napoli? E in realtà io, andando via da Napoli, veramente quando ero una ragazzina, subito dopo l'università, mi ricordavo un po' questo un po' lassismo, questa anarchia, questo un volere anche demandare agli altri, cioè, ma perché se noi paghiamo le tasse non lo fanno gli altri, non lo fa il comune, non lo fa l'istituzione preposta? Ma non, noi di Retake non ce lo chiediamo, noi andiamo direttamente al problema. Ok, il problema c'è? Rimbocchiamoci le maniche, indossiamo tutti questa pettorina, che siamo, ecco, cittadini volontari, perché Retake è un movimento di cittadinanza attiva, queste sono pettorine, abbiamo Retake Napoli, in tutte le città ognuno ha la sua, e facciamo parte di un gruppo, indipendentemente dal contesto sociale a cui tu appartieni, dal più piccolo al più grande, se tu ci tieni alla tua città e ci tieni al tuo contesto, puliamo, perché no? Allora abbiamo le pinze, perché ovviamente è anche faticoso, dove anche pericoloso, magari anche pericoloso, le bottiglie, i vetri. Certo, abbiamo i guanti, abbiamo le pinze, quindi siamo comunque così, è divertente, perché mentre tu cammini ti fai una chiacchiera e raccogli, diventa automatico, è brutto vedere la carta a terra, la persona che ti guarda e ti incontra ti chiede: ma perché lo fai? Perché lo fai? Ti si vede. Esatto, vedi, anche lì quello era un evento che abbiamo fatto al Molo Siglio con anche altre associazioni, questo era il Comitato San Vincenzo dei Pescatori, che vanno a raccogliere giustamente anche tutto quello che c'è sotto il livello della superficie dell'acqua. E c'è talmente tanta di quella sporcizia che non ce ne rendiamo conto, perché poi tutto viene risversato in mare e il mare poi ce lo ritorna indietro. Come abbiamo potuto anche notare al Parco Sommerso della Gaiola, dove abbiamo appunto avuto una collaborazione. Questo in particolare è stato molto carino, perché è una collaborazione con una scuola di Forcella, la Adelaide Ristori. Noi andiamo a parlare con i dirigenti scolastici, proponiamo i nostri progetti e cerchiamo di coinvolgere in questi progetti, e c'è tuttora questa grande aiuola, che è proprio l'incrocio della biforcazione di Forcella, abbandonata, completamente abbandonata, sporca, piena di bottiglie, di schifezze varie, perché lì ci sono le associazioni dei commercianti, quindi ci sono ovviamente i contenitori, però si sa, lo butti un po' dove capita. Allora, il fenomeno della finestra, sì, rotta, voi, esatto, invece percorrete il percorso inverso. Inverso, esattamente. Per cui siamo andati a parlare con la dirigente, abbiamo proposto un progetto, abbiamo avuto anche il finanziamento per un anno intero, grazie ad una grande azienda che ci ha comunque finanziato il progetto. Abbiamo preso queste classi di bambini terza, quarta, quinta elementare e li abbiamo accompagnati insieme ai vigili urbani durante tutto il percorso dalla loro scuola fino alla aiuola, e li abbiamo fatti zappare, togliere le erbacce, pulire, quindi loro piano piano si sono resi conto di avere un'aiuola, perché in realtà, certo, fino a quel momento passavano, ma era una vera invisibile. E propria scoperta. Esatto, poi abbiamo concluso il progetto in maniera molto carina, perché abbiamo fatto fare un progetto di educazione ambientale in classe con le maestre, creando queste cartoline dedicate al pianeta. Dedica una tua frase al pianeta, che cosa gli vuoi dire? E allora chi ha detto appunto: voglio bene al mio pianeta, io non lo sporcherò più, farò più attenzione. E poi li abbiamo resi responsabili: fateci sapere quando passerete da oggi in avanti se l'aiuola è sempre pulita, mi raccomando, ditelo poi alle mamme, ai papà, di aiutarvi in questa cosa. Insomma, da cosa nasce cosa, è un quartiere un po' difficile quello, quindi è un messaggio che passa in maniera ancora più forte, i messaggi vanno passati in questa, certo, maniera. E poi abbiamo fatto l'incontro con i genitori, che sono venuti lì, che ci hanno applaudito i loro figli, le piantine, i fiorellini, e devo dire che ancora regge dopo regge qualche mese che passiamo ogni tanto per guardare. Io credo davvero che, lo dicevamo anche prima, che il coinvolgimento, sì, delle persone, e delle persone che abitano anche, no, in determinati luoghi, garantisce una durata,
no? Esatto. della tutela. Io ricordo proprio un'iniziativa che ebbi modo di vivere insieme a Retec proprio a Soccapo, quindi certo. Di fronte alla stazione della Cumana. Sì. Ecco, lì ci fu proprio lo stupore anche, no? Delle persone intorno che dicevano: ma che cosa state facendo? Ah, state ripulendo. Esatto. Aspetta, adesso porto una busta. Ecco. Adesso, esatto. Cioè, questo coinvolgimento, esatto, che passa non attraverso soltanto le parole, la sensibilizzazione, che pure è chiaramente importante, ma attraverso il coinvolgimento attivo, sì, no, delle persone. E questo credo che faccia anche comunità. Certo, sì. Fondamentale. Quindi il senso di appartenenza passa anche alla condivisione delle azioni che si possono fare per migliorare il proprio contesto. Questo chiaramente non vuol dire sostituirsi alle istituzioni, no, ma io dico, ognuno poi deve assumersi delle responsabilità a seconda del proprio ruolo, esatto, e il ruolo del cittadino in realtà ha delle responsabilità, certo, e può chiedere, ecco, può chiedere però con più forza alle istituzioni, sì, di essere presente e di svolgere la propria funzione. Quindi, sì, ecco, laddove c'è il degrado, l'abbandono, la rassegnazione produce effetti devastanti. E prima dicevi una cosa che riguarda proprio anche il sociale, quindi certo, Retec solidale. Sì. Quello del fenomeno e la problematica dei senza dimora chiaramente si affianca a volte a tutto il discorso del degrado. Certo. Qualcuno addirittura lo identifica cadendo, diciamo, in un grande errore, no? Anche perché essere poveri e vivere delle situazioni così terribili, tanto da spingere a vivere per strada, è chiaramente non associabile automaticamente al degrado. No, certo. Evidentemente c'è una condizione che va affrontata da un altro punto di vista, esatto, ma la difficoltà sociale si incrocia e si incastra, no? Con quello che può essere il degrado invece di una zona. Quindi, esatto, bisogna tenere insieme tutti gli elementi. Sì. Da, diciamo, persona che si è sempre occupata delle persone, del sociale, chiaramente io credo che le persone che vivono per strada dovrebbero essere prese aiutate, in carico, aiutate, certo, anche se non dimorano nei pressi delle opere d'arte. Ecco, certo. Quindi la questione non è spostare, ma è affrontare un tema che è quello del degrado e del disagio, certo, di pari passo. Però è chiaro che anche le persone che vivono per strada, ecco, aiutate, potranno addirittura, certo, guardare con occhi diversi. Con occhi diversi. È così. Quindi, potrebbero far parte della squadra. Potrebbero far parte della, esatto, squadra. Noi, no, siamo ancora un po' troppo indietro rispetto alla burocrazia, sì, la difficoltà invece che si dovrebbe riuscire a superare, perché, ecco, noi lo vediamo a volte con le persone straniere che raccolgono le cicche, certo, per strada, no? Certo. Quello è una funzione anche, certo, che loro svolgono per necessità, ma che ricade poi positivamente su di noi. A proposito delle cicche, appunto, mi volevo collegare, noi, ecco, abbiamo un evento, sì, molto carino che facciamo regolarmente, riproponiamo, che si chiama Cambia Gesto, perché tutti i fumatori hanno proprio il gesto automatico, sì, prendi e butti la cicca per terra. Queste cicche, questi sono stati dei contenitori che abbiamo distribuito gratuitamente per strada, appunto, dove tu lo prendi e lo metti, e un gesto, cambia il gesto, cioè, ok, fumi, ma non buttarlo per terra, perché tutte queste cicche vanno a finire nel mare e diventano un cibo finto per gli animali, le tartarughe marine, che poi vengono ovviamente catturate da questi che pensano che siano dei pesciolini, chiaro, li mangiano e muoiono intossicate, così, sì, come, e quindi entrano anche nella catena alimentare, perché poi non ne parliamo, il discorso della plastica a mare, del mare che ci riporta poi tutto indietro, quello che al mare dai, purtroppo al mare poi ti riporta indietro. La plastica è un altro dei nostri temi fondamentali di Retec, cerchiamo in tutti i modi di sensibilizzare. Questa sensibilizzazione si fa soprattutto dai più piccoli, nelle scuole, quindi cerchiamo con le altre associazioni. La cosa importante è essere uniti, perché gli obiettivi sono gli stessi. Allora, anche noi ci occupiamo ovviamente di beni comuni come Angelo del Bello, ma loro fanno prettamente quello, l'antimbrattamento, ma anche noi quando vediamo
delle scritte sui muri, sui pali, andiamo lì con il cosino o il taglierino o quello che sia, li andiamo a togliere questi adesivi, queste cose. Quindi è l'occhio che deve essere abituato al bello, alla pulizia, e quindi siamo perfettamente la cura in linea. Che abbiamo nelle nostre case, esatto. Beh, dovrebbe essere, è la nostra casa. Quindi dobbiamo scendere per strada e avere lo stesso ambiente che abbiamo nelle nostre case. La stessa cura. È quello che deve essere il nostro obiettivo. Esattamente. Ed è anche l'obiettivo di 100%. Esatto, questo. Perché ci ricolleghiamo benissimo, ecco. Perché con Ettore Murra abbiamo... non dico stipulato un patto come quello di San Gennaro, ma forse anche più aderente alla quotidianità, perché loro stanno facendo un lavoro straordinario. Con tutte le aiuole di Napoli, di tutta la città, tutte rimesse a posto, le piante, i fiorellini che sono ricomparsi nelle aiuole. A volte ci si chiede, ma come mai? Guarda, questa... Sì. Ecco, perché lui, ci sono... E lui è molto bravo, riesce a trovare soldi da tutte le parti, da altri imprenditori, da altre cose, per cui ci sono delle persone che ormai lavorano stabilmente quattro giardinieri. Per centinaia di posti. Sì. E solo con questo sistema si riesce, ha fatto anche delle cose straordinarie, ha fatto arrivare l'acqua tramite ABC su queste aiuole che prima praticamente campavano. Dei piccoli sistemi di irrigazione automatica. Ma tutto automatico, lui stesso col telefonino le aziona. Tra l'altro utilizzando anche sistemi tecnologici quindi moderni, assolutamente. Che poi i nostri ragazzi e i nostri giovani sanno utilizzare, o comunque se non sanno utilizzare possono assolutamente imparare facilmente, perché dobbiamo mettere sempre insieme le cose. Stanno studiando come fare il prato con dei sistemi con poca acqua, quindi anche risparmiando sull'acqua, però facendo in modo che quest'acqua ci sia sempre. E non una volta ogni tanto che passava un autobutte, ogni morte di papa, eccetera. E quindi queste piantine poi morivano alla fine, no? Invece adesso basta un poco d'acqua tutti i giorni e tutti i giardini stanno a posto. Il lavoro delle fontane sta riportando le fontane, tutte le fontane alla bellezza di una volta, quindi le fontane di Napoli piano piano, una alla volta. Il decoro. Sì. Siamo tutti proiettati sul decoro urbano. Il decoro, io direi, mantra. Sarà una deformazione professionale, no, che mi viene da lontano, ma io la chiamo cura. La cura. Sì. La cura. Esatto. È la cura di se stessi attraverso la cura in cui vivi. Di tutto quello che ci circonda. La cura è la cura delle persone, la cura, quindi al decoro, alla dignità anche di luoghi. Certo. Meravigliosi come quelli che noi abbiamo. Io spero davvero di poter partecipare anche in maniera operativa. Io sono un amante dell'operatività. Se arrivi tu con questo sorriso, riusciamo a coinvolgere. E lo faremo e coinvolgeremo sempre di più. E chiaramente anche assumendoci delle responsabilità come istituzioni, perché è chiaro che questo è uno spazio che io ho voluto, come dicevo all'inizio, fortemente impostare in questo modo, cioè per dare visibilità a tutto quello che si fa o anche per dare visibilità a problematiche specifiche, ma anche cercare come, in che modo le istituzioni, in questo caso la Regione, può farsi partecipe, quindi protagonista anche di iniziative e cambiamenti, quindi come fare la propria parte. Ognuno deve fare, come dicevi giustamente, un poco. Ognuno deve fare la propria parte. Quindi questo, io vi ringrazio molto. Grazie a te. Noi abbiamo sempre uno spazio relativo agli animali. Quindi uno spazio adozioni, ma anche informativo rispetto alle attività che si portano avanti in regione. Io proprio la scorsa settimana ho presentato un question time relativamente alla microcippatura dei cani. In questi giorni si parla molto di questa nuova procedura.
In effetti non è una nuova procedura, ma è l'applicazione di una norma che è stata approvata nel 2019. Fatto sta che sta provocando tantissime difficoltà che sto cercando proprio di affrontare anche in un ruolo che mi è stato proprio affidato da poco dal Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero, che è quello di referente per la tutela degli animali e quindi referente e anche tramite tra il Consiglio regionale, le associazioni, i servizi a cui afferiscono queste tematiche. Quindi sto portando avanti degli incontri e nelle prossime settimane porterò anche un documento che semplifichi anche quello che sono le azioni che si possono compiere nell'adottare o anche nell'accogliere un cane per strada, quando si trova proprio un cane di strada che magari si pensa di accogliere in casa. Ci sono delle regole, ci sono delle norme da rispettare e quindi cercherò in tutti i modi di renderle quanto più accessibili, semplici, chiare. Però l'intento è anche quello di apportare eventualmente delle modifiche, quindi di proporre in Consiglio regionale eventuali cambiamenti per poter raggiungere l'obiettivo che è quello appunto del contrasto al randagismo, ma anche della valorizzazione, in questo caso appunto delle associazioni serie, e sono tantissime, di volontariato, ma anche dei volontari che contribuiscono alla cura, anche all'accoglienza dei nostri animali di strada. E ogni settimana noi abbiamo in genere un gatto, un cane o anche più gatti o più cani da presentare per l'adozione. E ho voluto più di una volta presentare questo cane, si chiama Cash, di cui vedremo adesso l'immagine, eccolo. E insisto perché è un cane giovane, ha soltanto 2 anni, che è assolutamente socializzato, quindi è un cane molto socievole, affettuoso, e non va molto d'accordo con i gatti, nel senso che magari li rincorre, quindi è sconsigliata la presenza di gatti in casa, ma è un cane che merita davvero, come tutti del resto, di non continuare a vivere in un canile. Anzi, a questo proposito vi invito come sempre ad andare a visitare i canili della nostra regione e i rifugi. Ci sono tanti, tanti animali che aspettano di essere adottati, anche animali adulti, anche perché gli animali adulti sono più socializzati e quindi anche più semplice intraprendere la nostra vita con loro. E anche in questo caso c'è bisogno veramente di tanta consapevolezza, perché prendere un cane è un po' come farsi carico di un bambino. Cioè. Ecco, sono eterni bambini. E gli abbandoni invece sono troppi, aumentano sempre di più e quindi dimostrano proprio che c'è una scarsa consapevolezza rispetto, esatto, all'adozione degli animali. È possibile andare a vedere proprio i vari casi che presentiamo anche sulla mia pagina e sul sito, ma potremo anche rivedere la puntata che eccezionalmente è andata in onda mercoledì, e invece la prossima settimana, sicuramente martedì sera, continuerà la nostra trasmissione. Io sono veramente contenta di avervi avuto qui, anche perché abbiamo veramente tante cose da fare, e quindi io parteciperò come cittadina, ma sento la responsabilità di partecipare anche come istituzione, quindi di impegnarmi anche in questo senso. Abbiamo tanto da fare, noi abbiamo una città e una regione meravigliose. E quindi abbiamo assolutamente necessità di proteggerla, di tutelarla e di raccontarla. Sì. Quindi dobbiamo riuscire a raccontarla. Cioè abbiamo anche un mare che a volte diciamo non essere mare, come dire, è un mare che possiamo guardare, esatto, ma non vivere. Non vivere. E anche questo è assolutamente un tema da affrontare. Sì, vi ringrazio molto, ringrazio i telespettatori e vi do appuntamento a martedì prossimo su Televomero. Buona serata.